Mi ricollego al libro appena citato dall'amico Giorgio Vitali, che è esemplificativo di un modo di pensare, un modo di essere e soprattutto un modo di soggiacere alle incombenze dei prevaricatori. Mi riferisco al libro di Francesco Cianciarelli, Predoni, Padroni, Planetari. Rileggo la frase per dargli una visuale e una chiave di lettura un po' diversa. Tralascio la prima parte della premessa per dire: sembra davvero incredibile che l'emissione della moneta, creata dal nulla, ovvero con la sola carta di inchiostro e senza riserva d'oro, sia affidata esclusivamente ad una elite ristretta di persone che, ammettendola e mettendola a prestito, indebita tutti i cittadini e che tutto ciò non interessi proprio nessuno. Allora, questo per dire che noi oggi viviamo in un regime planetario dominato dalle sette sorelle per quello che riguarda l'energia e dalle sette sorellastre per quello che riguarda la moneta. Sette sorellastre perché? Perché mentre le sette sorelle fanno un cartello o pool, no, di interesse comune per praticare un prezzo minimo di agio che sia utile e conveniente a tutte e sette, le sorellastre della moneta e della finanza invece si fanno la guerra tra di loro così facendo ogni tanto lasciano trapelare qualcosa, ogni tanto lasciano dei morti ammazzati, sparsi qua e là, che poi permettono a chi sa leggere lo scenario di vedere che c'è una guerra in atto e soprattutto lasciano degli spazi per poterci interporre delle valenze di altro genere e la possibilità di interferire per chi ha la possibilità di avere delle controidee da proporre. Allora, perché siamo qui oggi? Siamo qui perché, oltre a riflettere e verificare, analizzare, criticare, come sempre facciamo, tutto quello che è di importanza per la vita sociale dei cittadini del mondo e in particolare dei cittadini italiani, oggi facciamo una delle nostre operazioni che servono a creare qualcosa e a fondare qualcosa, e cioè il ragionamento di fondo abbiamo fatto tante volte ed è anche materia di cui si sta occupando anche la magistratura e la giustizia in generale, e quindi è un discorso oramai trito e ritrito, ma assolutamente attuale. Ed è la contrapposizione a questa visione trascendentale imposta dalle sette sorellastre, come dicevo, a cui noi vogliamo controbattere con la nostra contrapposizione, e cioè come queste riescono a produrre carta stampata spacciandola per valore, noi altrettanto possiamo produrre carta stampata spacciandola per valore, ma con una valenza più reale e soprattutto più concreta, anche sotto il profilo giuridico. Tutti sanno che l'euro è una moneta, mentre in realtà questo non è, come ho già detto varie volte, perché una moneta è un titolo al portatore, giuridicamente parlando, è un titolo di credito o di debito al portatore, a seconda di come viene emessa. È un titolo comunque al portatore, e questo titolo al portatore è titolo al portatore perché c'è un impegno a pagare o a convertire in un metallo pregiato. Nella moneta, fra virgolette, moneta euro, non c'è scritto convertibile, pagabile, titolo al portatore o qualche altra dicitura del genere. Non c'è scritto nulla, non c'è neanche un responsabile del titolo, cioè un governatore, un cassiere, un firmatario, un responsabile a qualunque titolo. Non c'è.
non c'è responsabile a qualunque titolo perché non è un titolo. Quindi, non essendo un titolo, non ha nessun valore, è solo, e rappresenta solo un pezzo di carta. Tant'è che ci hanno dovuto mettere, per ovviare alla questione, il simbolo della C all'interno del tondino che rappresenta il copyright, perché solo così può essere tutelato, perché se non ci fosse stato il copyright non poteva esserne tutelata la legalità e il rispetto della proprietà, perché non era proprietà di niente. Non puoi far rispettare un titolo se non c'è un titolare, e il titolare, non essendoci, è di tutti e quindi non era utilizzabile sotto il profilo dello scambio del valore, essendo anonimo. Viceversa, noi vi vogliamo oggi parlare di quello di cui noi spesso parliamo e di cui siamo titolari, tutti noi cittadini italiani e dei 41 stati che hanno sottoscritto il convegno, il congresso e la conferenza e poi tutto quello che ne è seguito di Ginevra del 7 dicembre del 1930. Perché? Perché a partire da quella data tutti questi governi dell'epoca, dei 41 stati sottoscrittori di questa conferenza, hanno poi ratificato decisione collettiva, collegiale, attraverso delle legislazioni nazionali, che ha prodotto poi la legge quadro per l'emissione delle cambiali, che possono circolare liberamente all'interno di ciascuno di questi stati ed essere scambiate come moneta universale da questi 41 stati. La gente non sa che esiste una moneta molto più ampia dell'euro, che non comprende solo i 26 stati della Unione Europea, ma che addirittura comprende tutti quelli dell'Unione Europea ed anche altri che non hanno europei che non hanno aderito alla comunità europea o alla zona di libero scambio dell'euro, ma che per esempio sono l'Ucraina piuttosto che il Brasile o il Canada. Ecco, la cambiale, come noi la conosciamo, si può scambiare anche in Brasile. Io posso fare una cambiale qui in Italia per qualcuno che la riceve in Brasile, esattamente alle stesse condizioni e regole che la normano qui in Italia. Quindi la cosa poi importante è che la cambiale può essere fatta su un pezzo di carta qualunque, non necessariamente sulla carta bollata come ti fanno sapere le banche, ma su un qualunque pezzo di carta che uno può anche scrivere a mano. Noi oggi l'abbiamo stampata in questo modo, parafrasando la cambiale ufficiale del monopolio di Stato, del poligrafico dello Stato, ma è assolutamente, purché che comprenda i 10 punti cardine che deve contenere la cambiale per essere un titolo di credito, perché la cambiale, contrariamente a quello che la gente pensa, è un titolo di credito e non di debito, che la dice lunga su quello che ci raccontano le nostre care banche e i nostri cari governi. È un titolo che può essere messo da chiunque ha capacità di intendere e di volere, che ha la maggiore età. Quindi sei tu la che banca emettitore. Esatto. Ogni cittadino è la banca emittente del valore. Basta che, come ha detto giustamente Giorgio Vitali, leggendo il testo di Cianciarelli, che ci sia qualcuno che l'accetta. Perché il valore è solo nell'accettazione. Diventa titolo di credito quando tu mi dai credito. Cioè tu mi accetti la mia cambiale e mi dai del credito, e quindi mi dai poi anche il bene che vale la cambiale di cui tu mi dai credito. Cioè io mi devo comprare la tua telecamera, dico quanto vale la tua telecamera? 3.000 euro, ok, 3.000 euro, ti pagherò prima o poi, forse, non è detto,
Perché le banche mondiali falliscono, la banca d'Argentina è fallita e quindi non è detto, il debito argentino non l'ha più pagato e quindi non è detto che anche la banca nazionale non fallisca e tu poi prenda i soldi. È un rischio che fa parte del credito. Io ti do credito, ti do fiducia, perché credito e fiducia, sì, è la stessa cosa. Ti do fiducia, ma potrei averla mal riposta la fiducia, perché muori, arriva un terremoto, perché muori di cancro, perché Diventi impazzisci, pazzo. eccetera, eccetera, per mille motivi io posso non prendere più i soldi, però ti do credito perché ho i presupposti per potertelo dare, perché in un comprensorio sociale umano è normale che la gente si dia reciproca fiducia, fino a prova di contrario. Allora, fino a prova di contrario, le cambiali possono essere messe in carta semplice. Non devono avere il bollo, perché il bollo è solo la condizio sine qua non per farlo diventare titolo esecutivo immediato. Ma siccome a me non me ne frega niente di farlo diventare titolo esecutivo, posso benissimo non mettere il bollo. Oggi, purtroppo, lo Stato si è inventato per la legge antiriciclaggio del 202 del 97, se mi ricordo bene. Si è inventata che bisogna metterci però comunque una marca da bollo da 1,50 € perché se no non ha valore di titolo. Ma siccome a noi non ce ne frega niente di quello che dice lo Stato a proposito del titolo o non titolo, perché se c'è un grande evasore fiscale è la Banca d'Italia, perché se c'è un grande elusore delle sue stesse leggi è lo Stato No, italiano, davvero. è lo Stato italiano, oltre che la Banca d'Italia. A noi figurati se ci frega niente di mettere il bollo per farlo diventare titolo, a noi basta che sia un portatore di valore, non ci serve che si debba chiamare titolo, perché non dobbiamo far valere il titolo di fronte a nessuno se non a noi stessi e a noi non occorre che debba essere per forza giuridicamente un titolo di credito. Quindi non deve essere bollato per farlo diventare titolo esecutivo, non deve essere bollato per farlo diventare titolo di credito giudiziario, perché non ce ne frega niente di portarlo in tribunale per farlo valere, perché a noi basta la fiducia. Non ci serve l'ok dei Non papà ci serve Stato. ok da parte di nessuno. Quindi chiunque, come dicevo, maggiore di 18 anni, che sia capace di intendere, di volere e che ci abbia quel minimo di Che sappia anche fiducia, scrivere la firma. e che sappia, ecco, che abbia il minimo di istruzione per capire e per firmare, può emettere la cambiale che circola all'interno del circuito a cui uno vuole aderire e soprattutto del circuito della fiducia. Quindi basta avere la capacità di firmare e un qualcuno che crede che poi io lo cambierò. Ma anche questo non è necessario. Perché? Qui andiamo troppo sul lungo e sul pedisseguo e non è il caso in questo momento di entrarci, ma gli ebrei che hanno inventato molte cose a livello monetario, in epoca classica avevano l'anno sabbatico, ve lo ricordate? Il sabba era Non era quello delle streghe, no, no, eh? era un'istituzione Anche che se. era quella della Che ha avuto, festa, avuto, avuto, che ha dato, il giubileo, Ma il era, giubileo ce l'aveva anche Roma. Tra certo, l'altro gli ebrei il l'hanno copiata da Roma, bravi, oltre bravi, no, tutto. il sabba è il giubileo, cioè è il momento della festa, del giubilo, cioè nel momento in cui tutti ridiventano fratelli, il momento in cui si perdonano i peccati, il momento in cui si perdonano i debiti ai debitori. Una sorta di Rimetti a condono, noi i nostri debiti, una sorta di rimetti, condono. attenzione. Era un anno ogni sette. In epoca, Cioè venivano estinti i debiti. certamente, Certo. questo a No, siccome livello. matematicamente se si emettono se si richiedono gli interessi non possono essere pagati, ogni ciclicamente, ogni 7 anni, ma Gli questo è interessi ripreso da alcuni sparivano. economisti, c'era il cosiddetto anno sabbatico che O azzerava. giubilare. Questa Quindi, filosofia è stata ripresa anche dai Vangeli, il giù. quando dice tu quanto mi dovevi? 100, adesso ti do 50. Quella che oggi chiamano ristrutturazione del debito, per esempio, Certo. no? È un principio religioso. Questo per ricollegare il giubileo diciamo inventato da Bonifacio VIII, non è che se l'è inventato lui. Bonifacio VIII
essendo un erudito, aveva anche accesso ai libri sacri, ai libri storici, dei trattati classici dell'epoca romana. Quindi c'è l'intrinseco riconoscimento del fatto che il debito non può essere estinto. Certo. Il debito non esiste. Il debito non esiste. L'obiettivo non è estinguere il debito. L'obiettivo è mantenerlo. Certo, ovvio, certo. Questo... La Grecia, se usciva dall'euro, sarebbe stata una doppia mazzata: uno, scoprire gli altarini. Certo. Secondo, l'euro sarebbe diventato troppo forte. L'euro, ricordiamolo, è un marco mascherato. Sarebbe diventato troppo forte. La stessa Germania, che si vanta di avere la rincorsa al PIL, non avrebbe più esportato verso Cina o verso altri paesi. Quindi neanche alla stessa Germania conveniva l'uscita fuori. Facciamo un altro video per questo. Della Grecia. Se no, ne razziamo. Allora, per tornare al discorso della cambiale sociale. Allora, la cambiale sociale, quindi, non c'ha bisogno neanche. Allora, non c'ha bisogno dei bolli perché non deve essere un titolo esecutivo, non c'ha bisogno del bollo da un euro e mezzo perché non deve essere un titolo, e non c'ha bisogno neanche della fiducia. Perché, come ho detto prima, l'anno sabbatico serviva per estinguere tutti i debiti. Se io estingo il tuo debito e io però ho dei debiti con qualcuno, se non incasso da te il mio debito, poi io passo i guai con quel qualcuno. Certo. Ma se facciamo una sanatoria generale ogni 7 anni, il debito non c'è più per nessuno. Però quello che è importante è che il debito che è stato creato per creare il valore sul territorio, cioè le strade, i ponti, le ferrovie, i palazzi, le ville, gli ospedali, cioè, le scuole, quelli esistono. Certo. Non ce lo scordiamo mai che il valore indotto è solo un traino per il valore reale. Certo. È solo il mezzo per poi trascinare l'economia reale. Non so se è chiaro. Questo per dire, se sparisce il debito non è che spariscono i beni. Esiste il suo brillocco dei diamanti da 15 carati, esiste lo stesso, la sua villa che si è costruita con i debiti che poi non paga più, è lì, esiste. E se io estinguo il debito di tutta la nazione, ho estinto solo la parte cattiva dell'economia. La parte buona mantiene, permane, persevera, capito? Sì. Quindi, anche perché vorrei aggiungere una cosa importante. Quindi, esiste il debito frazionato delle banche, che è la cosa più terribile che ci sia, perché quando una persona dice no, ma io non voglio utilizzare la moneta alternativa, non mi fido, però tu ti fidi della tua banca, e nel caso in cui la quale emette moneta per conto suo, per un valore enormemente superiore ai soldi che introita dai propri clienti. Per cui cosa succede sempre? Quando c'è una banca che entra in crisi, il cliente si precipita alla banca a chiedere i propri soldi non ci sono, perché la banca ha il diritto di emettere prestiti per 100 volte il valore dei soldi che c'ha dentro, capito? Ufficialmente 50, poi arriva anche molto di più. Capito? Però non ce li hanno mai per darli. Allora, cacchio, è sconvolgente quello che sto dicendo o no? Certo. È abbastanza sconvolgente. Cioè, quello che dobbiamo sempre ricordare, a differenza delle economie primordiali, che avevano un'economia di sussistenza e quindi non c'era l'energia ridondante che ci abbiamo noi, ognuno a malapena riusciva a mantenere se stesso, ma oggi noi abbiamo le macchine automatiche, i sistemi, i server, eccetera eccetera, che fanno il lavoro di migliaia di uomini. Quindi non ci scordiamo che tutta l'economia, per far girare un'enorme quantità di economia, basta pochissima capacità e competenza, il resto lo fanno le macchine. Quindi noi produciamo, ogni singola persona, individuo, produce una massa enorme di beni e di risorse. Quindi questi beni e queste risorse vengono accumulati, diciamo così, ammassati non tanto nei magazzini e accatastati nei docks, eccetera, ma vengono
accumulati e capitalizzati nelle azioni, nelle borse, nei stock exchange, lì vengono quantificate veramente. Quindi quando noi, questa azione deve fare Alba Mediterranea e Costellazione della Lira, cioè far riconvertire e capire bene alla gente, alla cittadinanza, che i beni non stanno nelle borse, intese quelle di Hong Kong piuttosto che di New York o Londra, stanno nei magazzini, nei docks, nei silos, nelle proprietà individuali, personali, nazionali, nei demani, in queste cose qui. Quindi questo pezzo di carta, o se fosse scritto botto CCT o azione al portatore, non è qui il valore, non è qui quindi il titolo di credito o di debito, è nella massa che questo pezzo di carta, nel volume di concreto, di oggetti, di beni, di risorse che questo pezzo di carta trascina dentro di sé, appresso a sé. Ma se noi questo pezzo di carta lo strappiamo e ne facciamo i coriandoli, questo sistema mantiene ugualmente il valore. Noi stiamo strappando solo la rappresentazione del valore, la mappa del territorio, non il territorio. Quindi a quel punto tutte queste sedicenti agenzie di rating se la prenderebbero in quel posto. Certamente, perché il valore sta nelle mani delle persone, degli individui, nelle loro capacità soprattutto, e non negli stock change, perché lo stock change, se fallisce o chiude Wall Street nel 29, ha fatto tutti quei danni perché non c'era la conoscenza che ci abbiamo noi oggi, e c'era una grande accentrazione di potere nella comunicazione, molto più che oggi, perché noi oggi abbiamo internet. Una volta c'erano solo le grandi agenzie di comunicazione, la Reuters piuttosto che altre dell'epoca, e scrivevano quello che volevano. Scrivevano quello che diceva il padrone, certo. Quello che gli stessi che hanno indotto il fallimento di Wall Street nel 29, che anche allora non è che è capitato per caso, è capitato perché doveva capitare. L'hanno voluto. E certamente. Capito? Quindi il discorso è questo: noi dobbiamo emanciparci da questo circolo vizioso del controllo del capitale sulla medialità, sui media, sull'informazione, sulla conoscenza, sul controllo del territorio, sul controllo dei poteri, della politica e quant'altro. Dobbiamo capire che il potere è solo nelle nostre mani, perché se noi partiamo dall'emissione diretta del valore, cioè noi facciamo un miliardo, cioè 1800 miliardi di euro di cambiali, e cioè distribuiamo 33.000 euro di cambiali a testa e ce le facciamo girare così, noi ci riappropriamo immediatamente del debito pubblico. Non so se è chiara la questione, perché noi, sì, non ponendole all'incasso, ma semplicemente dandoci fiducia l'uno con l'altro, noi, e anche se non li pagassimo, anzi facciamo conto che ci scambiamo questi pezzi di carta e sappiamo preventivamente che non ce li scambiamo, perché questa cambiale qui, come ho già fatto, io le verità le dico, l'ho dette a tappe graduate, e adesso comincio a dire un po' più di verità, perché incomincia a esserci un po' più di audience, un po' più di attenzione, come dicevamo anche prima. Di comprensione, gente che è attenta. Questa immagine, questa mia ripresa verrà vista da milioni, da centinaia di persone, auspicabile. Da migliaia è auspicabile. Di persone, da migliaia di persone, e queste persone potenzialmente sapranno e potranno capire, e quindi se mi fanno fuori a me, come potrebbe essere, potrebbe essere che loro hanno poi la possibilità di riportare di nuovo completamente. Quindi ti stavo dicendo, queste cambiali già nascono per non essere pagate, perché come ho detto già altre volte, queste cambiali dietro perdono valore del 2% al mese, per cui dopo 4 anni, quando qui si autoestinguono, qui non c'ha più valore. Quando andrà, se per caso qualcuno le mette all'incasso, non hanno più valore, perché hanno perso il 2% al mese, e quindi quando arriveranno all'incasso valgono zero. Sono biodegradabili. Esattamente. Come è biodegradabile tutto.
nell'economia è tutto degradabile. Degradabile. Ma certo, ho detto biodegradabile per fare quello il paradosso. Quello di carta è biodegradabile. Certo, ma anche un Caterpillar dopo 20 anni è degradato, certo. Perché pure se fai il motore devi rifare tutta la macchina, quindi dopo 20 anni devi reinvestire per ricostruire la macchina. Pure se mantieni il telaio, lo chassis, perché magari è riutilizzabile, no? Senza voler per forza produrne un altro. In un sistema dove c'è il riciclaggio al 1000 per 1000, no? Quindi c'ho un Caterpillar, no, c'ha i cingoli scassati, i cuscinetti da rifare, il motore, i pistoni, le bielle, le bronzine da rifare, mantengo il corpo esterno, il monoblocco, il telaio e quant'altro, però poi rifaccio tutto. Ecco, in quel caso lì però devo reinvestire per fare, quindi è come un riciclaggio parziale, ma lo devo rifare. Però il Caterpillar dopo 20 anni non vale più niente, come la cambiale. Ecco, questa cambiale dopo 4 anni finisce il valore, perché? Perché ci sono dei valori, tipo il servizio, se io mi vado a fare una scopata, vale per 5 minuti la scopata, non è che vale per 30 anni, no? Dopodiché o me ne faccio un'altra oppure va bene così. Oppure ti fai frate. Mi faccio frate, però è un servizio, quindi quello ha una prestazione d'opera istantanea. No? Che ha un inizio nel quindi tempo e una fine. Cambiale, anche se ottima prestazione. Ma voglio dire, una prestazione d'opera che è istantanea, mentre il cambiale abbiamo dato un valore di decadenza di 4 anni, perché c'è compreso il Caterpillar che dura 20 anni e la scopata che dura solo qualche minuto se va bene.